Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei darvi alcuni importanti aggiornamenti sulla vicenda Eurovita Assicurazioni. Già ci avevo dedicato due video e se non li avete visti o comunque non conoscete bene la vicenda, vi inviterei a rivederli per capire bene di che cosa si parla e soprattutto del perché questa vicenda, secondo me, va tenuta molto sotto osservazione, non soltanto per chi ovviamente è coinvolto e è cliente e si trova i riscatti bloccati, ma appunto perché la decisione avvenuta a inizio febbraio non solo di nominare un commissario straordinario e metterlo a capo di Eurovita, ma soprattutto di bloccare la possibilità appunto di riscattare le polizze, era stato deciso, ne parlavo nel video, che da partire così improvvisamente, dalle 8 di questa sera, non ricordo che giorno fosse, comunque i primi di febbraio, non saranno più possibili i riscatti. Quindi chi ha inviato la richiesta di riscatto delle proprie polizze entro quella ora riavrà i suoi soldi. Chi non potrà, diciamo, chi lo farà dopo, non avrà bloccata la possibilità di chiedere il riscatto fino al 31 marzo, cioè tra pochi giorni. E, però, quindi questa era la situazione. Avevo spiegato il perché era avvenuto. Essenzialmente la compagnia di assicurazione, che comunque è molto importante, si stima avrebbe 400.000 clienti in Italia, insomma, secondo quello che scrive la stampa, sarebbe così a un certo punto finita per essere fortemente sottocapitalizzata, con un indice appunto di solvibilità intorno al 150%, cioè che dovrebbe essere sopra, cioè il 150%. Alcuni articoli di stampa evidenziavano che addirittura si sarebbe scesi addirittura sotto il 100%, forse. A quel punto, probabilmente la situazione molto critica avrebbe imposto così questa misura che, ripeto, probabilmente è senza precedenti e che se ne è parlato la stampa, anche alcune testate importanti ne hanno parlato, però è rimasto abbastanza confinato nella stampa specializzata, Sole 24 Ore, Milano Finanza. Ci hanno fatto anche dei servizi interessanti, Sky TG24, li avevo citati, poi li trovate tutti in descrizione ai video, oltre che nel video questo che vi invito poi a vedere gli articoli per maggiori dettagli in descrizione. Ma comunque non, probabilmente la vicenda non è stata molto pubblicizzata proprio, lo dicevo, quella era una mia ipotesi, ma perché il timore, come comunque vari articoli avevano giustamente scritto e evidenziato, è che la paura di questa crisi, per assurdo, sta proprio nel fatto forse che Eurovita non è che diciamo si è trovata in difficoltà magari per questioni specifiche legate alla società, magari scandali interni, non so, scelte fortemente sbagliate, eccetera. Da quello che sembrerebbe oggi, non avrebbero fatto nulla di particolare, non ci sarebbero indagini, inchieste, nulla del genere. Semplicemente la compagnia di assicurazione si sarebbe trovata in forte difficoltà per i motivi simili in un certo senso ad altre crisi che abbiamo visto di recente, in particolare la Silicon Valley Bank, che apparentemente non c'entra nulla con Eurovita, ma avevo detto in quel video la radice del problema era la stessa, e cioè il fatto che queste banche o assicurazioni per anni hanno dovuto acquistare titoli obbligazionari che per definizione, così sulla carta, dovrebbero essere più sicuri, sicuramente più sicuri dei titoli azionari perché sono sostanzialmente dei certificati, diciamo, di debito, con il quale un debitore si impegna, cioè riceve i nostri soldi, si impegna a pagarci delle cedole a intervalli, a certe scadenze, insomma, generalmente, insomma, basta, cioè, tasso fisso, tasso variabile, poi anche lì si possono ovviamente le obbligazioni strutturare in mille modi, ma comunque, e a una certa data di scadenza restituirci il nostro capitale indietro. Quindi sono titoli abbastanza stabili, salvo che ecco, l'emittente dovesse andare in default, e ci dovrebbero garantire a una certa data di scadenza di avere i nostri soldi indietro e avere nel frattempo determinati interessi. Solo
stabiliti in misura fissa o comunque con dei criteri stabiliti in anticipo di calcolo. E questo in teoria. In questo periodo si è visto, lo ha vissuto sia Eurovita, sia SVB Bank, sia tante altre istituzioni finanziarie, che purtroppo c'è un altro rischio di cui spesso non si parla, e cioè il rischio legato ai tassi di interesse e alla durata della scadenza dei titoli. Perché questo? Lo avevo spiegato nei video in estrema sintesi. Ora, cioè, per circa dal 2008 più o meno i tassi sono stati abbassati o portati quasi a zero, quindi via via che tutte le obbligazioni che erano in pancia, banche, assicurazioni, fondi pensione, scadevano e dovevano ricomprarne di nuovi che avevano tassi, diciamo, cedole sempre molto molto basse. Quella era così la anormalità di quel periodo a cui molti si erano abituati. E addirittura approfittando di questa situazione folle, tanti emittenti, stati soprattutto, si indebitavano con tassi di interesse, lo dicevo, ridicoli. Addirittura l'Italia e altri mettevano titoli a valori più alti di quelli che poi andavano a rimborsare tra interessi e capitale, quindi tassi di interesse negativo a breve scadenza, follie del genere. Lo abbiamo visto il perché, le banche centrali che facevano acquisto di titoli massicci sul mercato, alteravano i prezzi, eccetera, in gran parte, più mille altri fattori. Quindi, però, il fatto che questa situazione è durata per molti anni ha fatto sì che alla fine nei portafogli di banche, assicurazioni, fondi pensione ci sono titoli con rendimenti bassissimi, e per cercare di alzare un pochino questi rendimenti che erano bassissimi, si doveva anche investire in titoli con scadenze molto lunghe. C'erano stati, mi sembra addirittura l'Argentina, che è andata in default varie volte, che avevano emesso titoli obbligazionari, mi pare anche a 100 anni di scadenza, 50 anni, magari con tassi di interesse non altissimi, potevano essere magari un 4, un 5%, che però si poteva sembrare tanto qualche anno fa. Adesso è su un titolo di Stato americano anche a breve scadenza intorno al rendimento al 4, 4,5, ha toccato il 5% fino a poco fa. Quindi adesso i tassi di interesse sono stati dalla Federal Reserve stessa, sono stati portati dal 4,75% e il 5%. Quindi immaginate magari un titolo che magari ha una scadenza di 100 anni comprato da un fondo pensione, perché uno potrebbe dire: ma chi se lo compra un titolo che scade tra 100 anni? Erano emessi soprattutto appunto per queste banche, assicurazioni, fondi pensione che compravano nell'ottica ovviamente di un lungo, lunghissimo periodo, però per rendimenti leggermente maggiori. Immaginate per una scadenza così lunga adesso doversi accontentare di un tasso di interesse del genere con i tassi alzati, il prezzo di questi titoli è crollato. E questa era la problematica essenziale che affrontano tante banche e assicurazioni. Dai bilanci avevamo già visto perché questo potrebbe non vedersi, perché loro classificano a bilancio legalmente questi titoli come hold to maturity, si dice, cioè loro dicono: noi li terremo fino a scadenza, non abbiamo bisogno di venderli, quindi non segniamo una perdita magari sul prezzo di mercato, che è anche magari un 30, un 40%, 50, insomma dipende, ma perdite anche enormi hanno avuto questi titoli obbligazionari, moltiplicateli per miliardi di titoli obbligazionari sui portafogli. E magari dovevano comprare titoli obbligazionari proprio perché erano i più sicuri, quindi in teoria nell'ottica di protezione si è trasformato in un boccone avvelenato. E quindi loro dicono: noi non li vendiamo, quindi li segniamo a bilancio al loro valore nominale. Quindi un titolo che magari oggi è quotato a 60 su 100, loro lo segnano a 100, insomma. Qual è il problema però? Che se l'assicurazione, come potrebbe essere stato il caso di Eurovita, o una banca come SVB Bank, Silicon Valley Bank, si trovavano nel bisogno di dare liquidità, perché nel caso dell'SVB Bank molti correntisti ritiravano i soldi, trasferivano i soldi, e loro dovevano a quel punto vendere i titoli per procurarsi la liquidità per darglieli. In quel caso registrò la banca una perdita di 1,8 miliardi di dollari sulla differenza di valore tra il valore di mercato a cui avevano segnato i titoli e il valore reale, appunto, cioè il valore, diciamo, di bilancio meno il valore di mercato, e a quel punto la perdita teorica che non appariva in bilancio si è materializzata.
E con Eurovita potrebbe essere successo la stessa cosa, per cui sempre maggiori richieste di riscatto avrebbero costretto questa assicurazione a vendere sul mercato a prezzi però molto più bassi di quanto erano registrati tanti titoli obbligazionari, a quel punto quelle perdite ipotetiche farle materializzare. E ecco perché l'indice di capitalizzazione scendeva drammaticamente. Ecco perché a un certo punto hanno bloccato la possibilità di prelevare i soldi, di riscattare le polizze, quindi insomma per evitare appunto un dissanguamento. E questo attivo di bilancio che dovrebbe essere stato in teoria di un certo livello, se si vendeva i titoli a valore di mercato, in realtà così appariva per quello che realmente era e magari sarebbe stato molto più basso. Quindi probabilmente l'idea di bloccare fino al 31 marzo era nella speranza, come si diceva, di trovare o di ricapitalizzare la compagnia o di trovare eventualmente dei compratori, qualcuno che si facesse carico. Ci sono stati dei timidi tentativi, per esempio Cinven, diciamo, la struttura finanziaria che diciamo, è al di sopra di Eurovita, avrebbe finanziato con altri 100 milioni a fondo perduto, ma parrebbe che non bastavano, ne sarebbero serviti almeno 400, sempre secondo quanto riporta la stampa. Dopodiché c'erano così tante trattative, tante indiscrezioni da parte di vari gruppi bancari e assicurativi di cercare magari di prendersela, anche perché, appunto, come sempre, vari articoli di stampa suggerivano, ci sarebbe anche un timore proprio reputazionale del settore, quindi magari la speranza di molti era di dire le altre assicurazioni magari si prendono un po' questo così carico, per evitare che si diffonda la paura, le cose vadano male e magari, come è successo per Eurovita, che ripeto non è che aveva dei problemi tanto legati alla società o a cose particolari, ma questa problematica che potrebbe riguardare anche altri, forse bisognerebbe vedere esattamente in attivo di bilancio che titoli hanno e quanto valgono sul mercato, ma in caso di paura di richieste di riscatto massicce sulle polizze, si rischierebbe appunto che magari tutto il settore ne risenta la credibilità e anche la percezione di sicurezza delle assicurazioni che nell'immaginario le persone sono più sicure delle banche. Tante volte c'è questa idea così basata non si sa bene su cosa, probabilmente più sulla percezione, nel senso bisognerebbe vedere banche e banche, assicurazione e assicurazione, ma molti per definizione penso che siccome l'assicurazione protegge dai rischi, sia per definizione un ente super sicuro, non è detto, e questo caso purtroppo lo dimostra, al di là di come finirà. Insomma, già quello che è avvenuto oggi, cioè oggi insomma in questi mesi, è qualcosa che è senza precedenti e probabilmente spaventa. Fino agli ultimi giorni fa, 2 o 3 giorni fa, c'erano articoli che avrebbero parlato addirittura di indiscrezioni secondo cui Poste Italiane avrebbe dovuto prendere tutte le polizze di ramo 1, diciamo, farsi carico di tutte le polizze di ramo 1, cioè quelle proprio, diciamo, legate proprio all'assicurazione dei rischi, mentre magari le polizze ramo 3, famose unit linked, quelle di quegli schermi che spesso propongono le banche, i promotori, eccetera, con diciamo varie motivazioni ecco, ai correntisti, poi alla fine semplicemente i vostri soldi ci comprano gli strumenti finanziari, fondi, eccetera, però con tutta la struttura assicurativa dietro e provvigioni ovviamente di conseguenza per loro, per l'assicurazione, i promotori, eccetera. Quelli se sarebbero dovuti fare carico, varie banche, poi diciamo, c'è tutto l'elenco negli articoli che vi metto in descrizione, che appunto piazzavano sostanzialmente questi prodotti, diciamo, le loro filiali li proponevano, e quindi loro stesse, si diceva, potevano magari farsi carico invece quei gruppi di parte di queste polizze ramo 3. Per ora, così a parte le voci, sembrerebbe che però, ecco, da articoli di stampa recentissimi, probabilmente si andrà oltre comunque la scadenza del 31 marzo, che ormai è imminente, senza una soluzione ancora ben definita. E a quel punto si apre quell'altro scenario che io già vi avevo ipoteticamente anticipato, che vari giustamente giornali dicevano: che succede se entro il 31 marzo questa soluzione non la trovano, qualunque essa sia?
appunto una sorta di amministrazione straordinaria. A quel punto rimarrebbe comunque il commissario straordinario, appunto Alessandro Santoliquido, attuale. E però il consiglio di amministrazione, collegio sindacale si dovrebbero sciogliere e diciamo ci sarebbe anche un ruolo del governo e a quel punto però il rischio è che i soldi rimangano bloccati ancora per molto più tempo per tutte le persone che hanno investito, diciamo, o si sono assicurate con la compagnia. Non tutti i riscatti erano bloccati, l'avevo già detto, alcune singole tipologie erano possibili scattarli, mi pare i fondi pensione, altri, poi ovviamente c'era tutto un dettaglio, però la gran parte, diciamo, tutta una serie di categorie no, erano a riscatto bloccato, quindi è una batosta anche proprio perché, per due motivi, secondo me. Primo, perché probabilmente, cioè, sembrerebbe non ci siano precedenti per una cosa del genere e mette paura ovviamente a tutto il settore e potrebbe mettere, secondo motivo, paura a tutto il settore perché appunto non è che è avvenuto perché, ripeto, sembrerebbe ci sia stato nessuno scandalo o cose particolari legate a quel gruppo assicurativo che insomma ha una storia, una reputazione, un nome importante, continua a averlo, ma appunto il fatto che si è trovato in difficoltà a fronte di forti richieste di riscatti perché i titoli obbligazionari avrebbero un valore di mercato molto più basso e quindi questo paradossalmente può essere peggio perché molti potrebbero dire: ma scusate, le altre banche assicurazioni come sono messe? Si è visto anche con Silicon Valley Bank, ma se ricorderete altre notizie di cui avevo parlato nei video, ricordate qualche mese fa l'ex premier inglese, quella donna che è rimasta in carica una quarantina di giorni soltanto, legata, lei aveva proposto una riforma fiscale che io personalmente cioè, trovavo anche positiva e lungimirante. Sostanzialmente di forte taglio delle imposte, tanti incentivi alle imprese che investivano nel Regno Unito nell'ottica di aumentare l'attività economica e quindi magari rinunciare a entrate fiscali in breve periodo, ma potenzialmente aumentarle molte nel medio-lungo periodo. Questa situazione però non era piaciuta ai mercati, i titoli di Stato inglesi erano un po' abbassati di rendimento, cioè i prezzi, scusate, erano scesi, i rendimenti sono aumentati, e già quello era bastato a mettere in fortissima crisi i fondi pensione, proprio quelli che magari hanno obbligo di fornire certe prestazioni, quindi nel contesto di tassi di interesse così bassi si trovavano in forte difficoltà perché magari dovevano comunque per far fronte ai loro impegni di appunto pagare i trattamenti pensionistici, magari avere rendimenti sul 7-8% all'anno più o meno, e non era facile trovarli nella precedente situazione, almeno a rischio basso zero, quindi dovevano fare forti leve, aumentare i loro rischi, appena i prezzi dei titoli erano scesi si erano trovati in fortissima difficoltà. Stessa cosa cioè, analoga per un fondo pensione, mi sembra i dipendenti pubblici in Giappone, tra i più grandi del Giappone, nell'anno scorso appunto ha registrato un anno di perdita quasi record, bisognerebbe andare non so indietro di quanti anni, forse fine anni 80, qualcosa del genere, adesso a memoria non ricordo, ma ne avevo parlato. Sempre per lo stesso motivo, perché a un certo punto, seppure il Giappone è un mondo a parte, i tassi ancora sono bassissimi, magari investivano in titoli anche di altri paesi, quindi con l'innalzamento dei tassi di interesse, l'abbassamento dei prezzi dei titoli emessi, si erano trovati in fortissima difficoltà. Quindi è una situazione che riguarda tutto il mondo almeno occidentale, che vive questa situazione. Quindi questa questione di Eurovita e come verrà gestita è importante anche perché secondo me un altro problema è che si è visto sempre con Credit Suisse in queste situazioni di crisi, soprattutto adesso, cioè ultimamente da vari anni, io l'ho visto anche negli ultimi 3 anni per tutte le altre questioni che non stiamo a dire. Ma insomma, ecco che avete intuito, insomma, quello che è successo su tanti punti di vista. È stato proprio un momento in cui, storico questo, in cui
si cambiano le regole, nel senso non è che si cambiano come andrebbero cambiate pro futuro, come si dice, no, c'è una situazione di emergenza, si ritiene che le regole non vadano bene, così vengono le stesse istituzioni sostanzialmente non rispettano le leggi che le istituzioni facevano. Come immaginate come una partita Monopoli, dove l'ultimo che sta per perdere a un certo punto cambia le regole e dice: no, ma c'è un'altra regola che chi ha meno punti, cioè chi ha meno soldi, allora prende 10 volte i soldi ogni volta che passa dal via, i suoi terreni danno un affitto decuplicato se uno ci passa, quelli del primo invece si riducono della metà, ritira la metà dei soldi, alla fine ribalta il risultato della partita e vince, ma è ovvio cambiando le regole. Con Credit Suisse si è visto la così, soluzione che hanno adottato, cioè sostanzialmente hanno dato OBS contro la parte buona di Credit Suisse, si è ritrovata anche senza il suo maggiore concorrente e tutti gli obbligazionisti praticamente li hanno spazzati via. E lo Stato si è fatto carico, la Banca Centrale Svizzera, anche di gran parte delle perdite. Addirittura hanno dato una linea di credito di miliardi, mi sembra 100 miliardi, adesso sempre a memoria vado, ma insomma, comunque enorme a questa nuova entità. Tant'è vero che UBS era volata in borsa subito dopo questo regalo clamoroso. E così si è visto anche in vari fallimenti bancari in Italia, banche tenute in vita continuamente con iniezione di soldi pubblici, poi magari andando a vedere il passato, anche le inchieste, non è mai stata colpa di nessuno, non è mai successo niente, nessuno paga. O anche in casi di fallimenti bancari sono stati processi dove magari anche se non intervenivano le prescrizioni, eccetera, eccetera, se si arrivava a condanna. Comunque così c'erano, mi sembra, i legali, adesso sembra i legali, credo non forse gli imputati, ma insomma che si vantavano, dicendo tanto no, mio cliente non farà un giorno di carcere, quindi cose così. Intanto risparmiatori, cose così, anche risparmiatori che tante volte li facevano diventare obbligazionisti, no? Avevo spiegato il meccanismo, cioè. A volte chiamavano la banca dicendo: guarda, ci sono obbligazioni, comprale. Dopo un po' falliva la banca e è successo purtroppo. E questi non avevano neanche la tutela dei depositi, niente. E in quei casi, appunto, quelle regole vengono fatte caso per caso, però fa perdere fiducia, fa perdere proprio totalmente credibilità, secondo me, a tutto il tessuto sociale, finanziario. Perché proprio viene percepita l'ingiustizia di quelle scelte. Non a caso su Credit Suisse, nonostante appunto la forte così diligenza, senso civico del popolo svizzero, appunto questa soluzione, nonostante il loro rapporto di fiducia con le istituzioni, che viene spesso, no, ostentato anche qui, in Svizzera qua, in Svizzera là, solo il 5%, secondo un recentissimo sondaggio, era d'accordo con la scelta di Credit, cioè diciamo di far acquisire Credit, cioè di questo affare cosiddetto che hanno fatto, di Credit Suisse appioppato a UBS, cioè appioppato la parte buona data UBS e tutte le perdite appioppate alla collettività, o comunque diciamo fatte pagare obbligazionisti così di punto in bianco. E soprattutto la cosa più sconvolgente, l'avevo detta, era che addirittura avevano previsto la regola che questa cosa, questa decisione, non potesse essere nemmeno sottoposta al voto degli azionisti, all'assemblea degli azionisti, cosa che è alla base ovviamente di tutto quello che è il capitalismo, la democrazia legata appunto alle società di capitali. L'hanno proprio per legge eliminata, dicendo: voi non decidete nulla perché noi, così, autorità tante volte non elette, banche centrali, cose del genere, riteniamo che questa sia la soluzione ottimale, non possiamo permetterci che il mercato decida, crollino i titoli, i prezzi. Quindi così un weekend, di solito il fine settimana, fanno queste cose, abbiamo deciso, neanche potete metterle ai voti. E questo comunque, al di là se sia stata la soluzione migliore o no in quelle circostanze, è stato visto malissimo, anche perché il paese dei referendum, la Svizzera, quindi ostentavano proprio questo, sono abituati a mettere ai voti anche così qualunque quasi proposta di legge, ma una cosa del genere no. Cioè, quando si tratta di soldi, citando Gordon Gekko su Wall Street, il film dice:
contano solo i soldi, il resto è conversazione. Ecco, quindi chiudeva la discussione così, quando discutevano su una scelta giusta o sbagliata, ci contano solo i soldi, il resto, e così hanno dimostrato di pensarla anche loro. Questo però, come dicevo, è stato visto malissimo, anche a livello, secondo questo sondaggio, dicevo, solo il 5% approva, diciamo, ritiene giusto quello che è stato fatto, e più del 54% sarebbe contrario, fortemente contrario a questa scelta. Quindi il popolo, diciamo, svizzero, che poi, ripeto, non è un, cioè, né così di idea socialista né di idea antisistema populista, usando questo termine, cose del genere, ha ritenuto, ecco, però, seppure nel loro pragmatismo, nel loro, ripeto, fiducia nelle istituzioni, nella democrazia rappresentativa, eccetera, è stato visto malissimo proprio. E questo, come dicevo, secondo me avrà un impatto, e tutte queste scelte che fanno, magari lì per lì sembrano risolvere i problemi, ma penso avranno un impatto. Come temo, anche adesso bisogna vedere come verrà gestita la questione, ma il fatto che siano stati bloccati, probabilmente si teme verranno bloccati ben oltre il 31 marzo, per non si sa quanto, i riscatti di Eurovita, potrebbe, ecco, anche molto qui, secondo me, diciamo, togliere fiducia, secondo me, a tante parti del sistema. Questo è il mio timore, e di altri che la stampa stessa cita. Quindi, come dicevo, cito brevemente alcuni articoli, ma ecco, giusto per velocità, poi vi invito a leggerli, insomma, per maggiori dettagli, così, ecco, che non appesantisco il video. Soltanto il 22 marzo, qui per esempio, c'era investing.com, diceva: crisi Eurovita, due le soluzioni a pochi giorni dalla scadenza sulle polizze. Qui diceva: spunta il nome di Poste Italiane all'interno del capitolo Eurovita, la società assicurativa controllata dal fondo Cinven, che all'inizio di febbraio ha congelato i riscatti delle polizze per i suoi 400.000 clienti. Secondo diverse indiscrezioni, dice l'articolo, Poste potrebbe fare rilevare le polizze ramo 1 della società, mentre le ramo 3 unit linked verrebbero acquisite da quelle banche che prima della crisi di liquidità hanno venduto i contratti di Eurovita, come, e qui fa un elenco di varie banche, insomma, andatele a vedere, magari la vostra banca. Un'opzione questa emersa nelle ultime ore dopo che il dossier è finito sul tavolo il nuovo DG, penso direttore generale del Tesoro, Ermitte, che con la scadenza del 31 marzo alle porte sta lavorando a stretto contatto con il commissario straordinario e l'IVASS, organismo di vigilanza delle assicurazioni, per trovare una soluzione che possa garantire i risparmi di 400.000 clienti di Eurovita. La via preferita resta tuttavia una soluzione di sistema che vedrebbe grandi player del settore assicurativo italiani, in realtà più piccole, uniti nella ricapitalizzazione della società, che secondo i calcoli dell'IVASS ha bisogno di 250-300 milioni di euro per rilanciare quel solvency ratio finito sotto la soglia del 150% già inizio 2022. Quindi vedete perfettamente come coincide la problematica, aumento dei tassi di interesse e difficoltà in tutte queste banche assicurazioni. E questo, diciamo, sembrava così il caso ottimista soltanto il 22 marzo, quindi pochissimi giorni fa. Invece poi, come dicevo, appunto subito dopo non se n'è più parlato, e qui diceva appunto un articolo, per esempio, Milano Finanza, Eurovita va verso l'amministrazione straordinaria. E questo è lo scenario più probabile per la compagnia, lo ha detto il commissario Santoliquido ai sindacati. I pochi giorni che restano a fine mese non bastano per il salvataggio. Il dialogo con banche e assicurazioni continua, ma si va ai supplementari. E, come dicevo, anche il Sole 24 Ore, Eurovita, la palla passa al governo per l'amministrazione straordinaria. Il Ministero del Made in Italy ha aperto l'istruttoria sulla richiesta dell'IVASS. Resta in sella il commissario, ma il CDA e il collegio sindacale vanno verso lo scioglimento. Quindi, appunto, qui diceva: ora la palla nel campo del Ministero che, dopo aver avviato la procedura, entro il 31 marzo dovrà produrre il decreto che segnerà l'inizio di una nuova fase per Eurovita, fase che avrà come primo effetto quello di scioglimento del collegio sindacale, appunto questa amministrazione straordinaria. L'avevo già anticipato citando alcuni articoli, non è che ero io l'esperto, ma insomma,
tra i possibili scenari che potrebbe andare ben oltre, cioè si sperava che si poteva risolvere così in poco tempo e che già quando c'era questa notizia dello riscatti bloccati che aveva così gelato il sangue a tanti, si diceva sì, ma vabbè, ma ecco un mese e mezzo adesso entro il 31 marzo, un attimo, aspettate un attimo e poi potete farli. E qualcuno diceva non è detto, cioè se trovano la soluzione sì, ma se non la trovano potrebbe andare molto più alla lontana vedendo la legge appunto cosa prevede per questi casi. Un articolo secondo me interessante che va un po' più a fondo. Anzi, due. Uno, ve li metto tutti in descrizione. Uno è WeWealth, questo è il 23 marzo. Eurovita, il governo prepara l'amministrazione straordinaria. Qui c'è la ricapitalizzazione attesa entro il 31 marzo, difficilmente arriverà. Il governo ha aperto l'istruttoria per l'amministrazione straordinaria di Eurovita. Qui dice, i tentativi di raccogliere un sostegno collettivo al sistema assicurativo per la ricapitalizzazione di Eurovita avrebbe dato pochi frutti. Infatti già si parlava da tempo di questi player nazionali, questi grandi gruppi che però poi alla fine non lo facevano, ognuno così chiacchierava, vedremo, faremo, manderemo avanti, ma i soldi non sono arrivati. Qui dice sempre l'articolo, a Eurovita servono ancora 300 milioni per la messa in sicurezza, ma la soluzione di sistema che vedrebbe il contributo delle altre compagnie del salvataggio sta perdendo quota, anche perché io penso se l'avessero voluto fare l'avrebbero già fatto prima, penso, non lo so, vedremo. Quindi poi ecco, qui va vari dettagli, appunto qui diceva, si stima che Eurovita, qui si ricordava appunto innanzitutto un po' brevemente la storia, cioè la nuova fase di amministrazione straordinaria potrà ripristinare il diritto di prelevare il proprio denaro delle polizze Eurovita, in quanto il coefficiente di solvibilità rimane al di sotto del 100%, ecco addirittura quello che dicevo, nonostante l'iniezione a fondo perduto di 100 milioni di euro effettuato dall'azionista Cinven nelle scorse settimane. Si stima che Eurovita possa essere messa in sicurezza con altri 300 milioni di euro, che al momento non si trovano. Secondo quanto riferisce il Sole, alcune società che collocavano i prodotti di Eurovita, di nuovo che fanno elenco, sarebbero rimaste le uniche a dirsi disponibili a sostenere la società. E qui dice una cosa secondo me fondamentale questo articolo, ecco, questo l'ha andato a leggere, ma secondo me questo è un aspetto cruciale per il futuro soprattutto. Ma anche per il presente, probabilmente, che pochi hanno scritto e pochi dicono. Considerato il trambusto sollevato dalla vicenda, attenzione, è facile immaginare che in caso di via libera ai riscatti, gli assicurati si getterebbero immediatamente a chiedere indietro il proprio investimento, mettendo a nudo il fatto che, allo stato attuale, Eurovita non potrebbe garantire il rimborso completo delle somme assicurate. Questo scrive WeWealth.com. Questo danno reputazionale si estenderebbe inevitabilmente a tutto il settore assicurativo. Questo l'hanno scritto in maiuscolo, in grassetto. Infatti, le polizze vita di ramo 1 nascono per garantire la protezione e la trasmissione del capitale agli eredi e vengono abitualmente rappresentati come uno degli investimenti più difensivi e sicuri in assoluto. E quindi poi è interessante, spiega anche perché non si è trovata la quadra del salvataggio e appunto qui si diceva infatti questo, diceva si può ipotizzare che la soluzione di sistema, virgolettato, che avrebbe potuto evitare l'amministrazione straordinaria con il contributo di buona parte delle altre compagnie assicurative, non ha riscosso successo perché rimuovere il commissariamento e ripristinare la facoltà di richiedere riscatti da aprile in poi avrebbe rapidamente deteriorato la situazione ancora una volta. Complessivamente Eurovita gestisce 9 miliardi di euro di polizze di ramo 1, gestioni separate, e altri 6 miliardi di euro di polizze di ramo 3, le unit linked. Quindi questo secondo me è molto molto interessante perché spiega probabilmente che questa scelta di andare oltre il 31 non è stata forse perché non si è riusciti a trovare un accordo, forse nessuno voleva aiutare la società, ma magari forse proprio perché non volevano i riscatti, quindi magari non era tanto la corsa contro il tempo per fare in modo che gli assicurati potessero riscattare i loro soldi, ma magari proprio evitare che potessero farlo evitare una profezia autoavverante, per cui magari anche chi non l'avrebbe ritirati, appena poteva, tipo fuga agli sportelli bancari, correva a riscattare le polizze, questi si trovassero in difficoltà. Quindi, ecco, insomma, questa è la situazione.
attuale. Un altro articolo, come dicevo, secondo me interessante, appunto, è l'altro di investire oggi. Qui diceva anche tutta una serie di altri dettagli, secondo me interessanti, da proprio dei numeri anche più approfonditi. Questo articolo, che questo ve lo metto in descrizione, qui diceva appunto: il riscatto delle polizze è stato congelato da Livas, che ha nominato contestualmente il commissario Alessandro Santoliquido. Nel dettaglio parliamo di 350.000 clienti titolari di 413.000 polizze, per un controvalore complessivo di 15,3 miliardi di euro. Questi sarebbero, secondo Investire Oggi, i numeri del, diciamo, di Eurovita, che sono enormi, ecco. Una decina di miliardi farebbero riferimento al ramo 1, anche questi, ecco, sottoposto a gestione separata, tecnicamente più garantito per i risparmiatori. E qui diceva, ecco, ad aver aiutato Eurovita a reperire i clienti è stata una rete di 6.500 consulenti finanziari, appoggiati ad un centinaio di filiali bancari. Questo lo dicevo anche in vari video, non è che c'è niente di sbagliato in questo, ovviamente, ma crea tante volte una anche confusione, per cui magari vendono i prodotti di un'assicurazione, magari in una filiale bancaria o anche prodotti esterni, magari è legata al gruppo oppure no, perché poi ovviamente prendono provvigioni, chiaramente, però magari lo stesso gruppo, magari se vende polizze anche, se magari immaginate un gruppo finanziario non ha una sua società assicurazione, può benissimo vendere polizze di altri, prendere provvigioni, ma magari nel cliente, nel risparmiatore c'è l'illusione che magari siccome ci ha chiamato, non so, il dipendente di banca che conosciamo da tanto, magari ci andavamo a scuola insieme oppure serviva ai nostri genitori, o magari il promotore che conosciamo da tanto, sia di quel gruppo. Invece no, in realtà qui è tutta una rete, per cui è anche difficile capire chi vende cosa, se esterno. Ovviamente sui contratti queste cose ci sono, ci devono essere, ma nel concreto tante persone non lo sanno, non lo guardano, non ci capiscono, si fidano, si affidano a qualcuno e ecco. Poi giustamente uno di voi nei commenti scrive sempre: dipende anche ovviamente se il consulente è indipendente veramente oppure se lavora per un gruppo. Magari non è che c'è niente di male, ma chiaramente se è veramente un consulente indipendente e quindi alla fine può scegliere tra varie società e è pagato dal risparmiatore per trovare le soluzioni migliori piuttosto che magari dai singoli gruppi, in teoria dovrebbe calare anche il conflitto di interesse, quindi c'è anche questo aspetto, quindi non è che ovviamente la categoria in generale, però bisognerebbe sempre capire chi abbiamo di fronte, qual è il suo interesse, poi magari può essere anche parzialmente o totalmente coincidente con il nostro, ma sembra una cosa ovvia, ma molti non la fanno. Io stesso ho raccontato varie mie esperienze, nonostante le mie conoscenze che loro sapevano, nonostante tutta una serie di cose, ci provavano perché magari loro a loro volta avevano le forti pressioni, i budget, i portafogli, chiudere, premi, Rappel, tutto un sistema di incentivi, disincentivi diabolico che li mette sotto pressione e scaricano la pressione, quindi chiamate di ore, insistenza, richiamami, ti ho chiamato, ma perché non rispondi? È importante, però almeno, oppure a volte proprio anche così, beh, almeno un po' me li devi fare. E io, la mia famiglia, ci trovavamo per fortuna tra l'altro in situazioni di non aver bisogno, nel senso magari di fidi, di non aver bisogno di prestiti, di non avere magari un'impresa che ha bisogno della liquidità della banca. Non oso pensare che potrebbe succedere in quei casi, che tipo di pressione ci potrebbe essere. Ovviamente anche lì non generalizza mai, ma per dire che comunque i risultati poi di queste tecniche pressanti si vedono poi tante volte in questo, per cui ecco come erano riusciti a fare così tante polizze. E magari chi anche l'ha suggerita non immaginava poi ovviamente questo esito, però per dire che quando poi noi ci presentano qualcosa e dobbiamo firmare, tante volte dobbiamo perdere il tempo e capire che cosa firmiamo. Sembra ovvio, ma non lo è. Se non lo capiamo, non ci dobbiamo vergognare, uno dice no, lascio i soldi in banca o dove sia, ma meglio non assumere rischi e
di cose che non si capiscono. Questo, insomma, mi pare ovvio, almeno ho sempre cercato di fare così, nonostante l'alfabetizzazione finanziaria. Tante volte ho lasciato stare, anche perché tante volte i rendimenti sono nulli, ridicoli, bassi o inesistenti o minimi, oltretutto, se uno pensa rispetto a volte ai rischi che assume. Quindi il guadagno è solo ovviamente per tutte queste reti di vendita, piramidi, cose del genere, eccetera. Quindi non ha senso tante volte, ecco, secondo me. O ha senso se uno veramente capisce cosa sta facendo, lo sceglie, lo decide, ma non perché è martoriato da telefonate, insistenze, messaggi, alla fine dice va bene, dai, firmiamo sta cosa, dai, ma sei sicuro che certo, ma sei sicuro, ma certo, ma tranquillo, ma certo. E poi arrivano i problemi, dice, ah, io te l'ho detto, io ho firmato, ma che vuoi, a volte diventano anche arroganti, come ho visto nel mio caso. Quindi insomma, ecco, quindi questa era la situazione. Comunque dicevo, l'articolo Investire Oggi poi dà molti dettagli interessanti, dà molti numeri e spiega proprio anche questa questione, anche di tutti i numeri, di tutta la situazione, spiega come è entrata in crisi Eurovita con il rialzo dei tassi. Qui c'è la stessa rimarca come il rialzo dei tassi, che di solito sia positivo per il comparto assicurativo in quanto consente di investire a rendimenti maggiori, ma quando è repentino, avevamo detto il problema non è solo che sono aumentati i tassi, ma anche la rapidità con cui è avvenuto per far fronte all'inflazione, può provocare un mass lapse, cioè un ammanco di capitale per via dei riscatti delle polizze richieste ai clienti in cerca di maggiori opportunità di guadagno. E qui diceva però, dice tuttavia, sempre Fitch, l'articolo citato da Investire Oggi, rileva che non sarebbe stata la stretta monetaria in corso, questo secondo Fitch, a colpire Eurovita. A fine del 2021, prima che la Banca Centrale Europea iniziasse a alzare i tassi di interesse, il suo Solvency Ratio 2 era al 134%, ben sotto la media nazionale del 230%. L'obiettivo dell'IVASS è stato nei mesi seguenti di portarlo almeno al 150%. Cinven, principale azionista, da prima ha iniettato allo scopo 100 milioni di euro in capitali freschi, ma successivamente si è rifiutata di partecipare a nuove ricapitalizzazioni. Non ha accettato l'offerta di cordata di JC Flowers e Munich Real Estate. Proprio la gravità della situazione in generale in tutta Europa non conviene a nessuno girarsi dall'altra parte. Le banche collocatrici temono che, partecipando alla ricapitalizzazione, finiscano per indebolirsi sul piano patrimoniale. Ecco questo quello che dicevamo. Ma una corsa ai riscatti delle polizze sarebbe esiziale per tutto il sistema finanziario domestico. Farebbe emergere le perdite generali dal rialzo dei tassi ai portafogli azionali, si replicherebbe lo stesso meccanismo che ha provocato il fallimento della Silicon Valley Bank, ecco quello che avevo detto, non l'avevo letto sta parte, negli Stati Uniti e lì in poi scatenando una crisi da panico in borsa tra i diversi stessi risparmiatori. Il punto è che tutti i potenziali salvatori cercano garanzia allo Stato dei conti di Eurovita, nessuno si fida dei bilanci degli altri e questo è il vero grande problema della finanza globale in questa fase. Insomma, un bel articolo. Ve ne metto poi anche un altro, adesso non sto a leggere tutte le cose, ma comunque questo è di snachannel.it e qui diceva De Mozzi, SNA, appunto, ricaduta d'immagine su tutto il settore pesantissima, quindi evidenzia anzi anche questo aspetto. Qui diceva, per il presidente nazionale SNA Claudio De Mozzi, la ricaduta d'immagine per l'intero settore assicurativo e del risparmio gestito è pesantissima. La speranza è che si sia trovata in fretta una soluzione percorribile senza danno per i risparmiatori. È incredibile che l'industria assicurativa nazionale non abbia ancora predisposto un piano di salvataggio che meriti di essere chiamato tale e che faccia uscire Eurovita, ma soprattutto i clienti che gli hanno riposto i loro risparmi, da questa gravissima situazione. Quindi due correnti di pensiero. Chi appunto, come in questo caso, urge per una soluzione, cioè dice chiudiamola brevemente per evitare appunto che si diffonda paura e sfiducia nel sistema, e chi invece, come lascia intendere l'altro articolo, addirittura ipotizza che lo scopo è proprio quello di evitare i riscatti. Quindi forse questo lo analizzo io, anzi fatemi sapere che ne pensate di questo nei commenti.
Magari la loro speranza è di dire: siccome abbiamo tutte queste obbligazioni in pancia, non le vogliamo vendere, se facciamo riscattare le vendono, allora dobbiamo perdere più tempo possibile. Magari loro con questa amministrazione straordinaria fanno passare chissà quanto tempo, non si sa, vedremo, nella speranza che magari nel frattempo si riabbassino i tassi di interesse, si rialzino i valori, le quotazioni di queste obbligazioni, i titoli sono sempre quelli, ma a quel punto aumentano di valore, aumenta la capitalizzazione, la solvibilità, e magari si risolve il problema da solo, ma di fatto così cercano di bloccare la situazione, perdere tempo e aspettare che la situazione si risolva. Mi viene in mente una metafora: uno che magari è rincorso da un cane feroce, si arrampica sul ramo dell'albero, immaginate un gatto o anche una persona, il cane sta lì sotto e quello sta sul ramo, aspetta, dice prima o poi se ne andrà, avrà fame, avrà sete, avrà sonno, io rimango sul ramo, e è quella cosa di chi cede per primo, se chi sta sul ramo o l'animale feroce di sotto. Probabilmente loro, questa potrebbe essere una ipotesi, aspettano, ci hanno volutamente evitato i riscatti, mandano per le lunghe questa situazione, nella speranza che magari succeda qualcosa, le banche centrali riabbassino i tassi di interesse, riaumentino queste quotazioni di titoli obbligazionari. A quel punto, anche se sono titoli vecchi emessi con cedole molto basse, magari se si riabbassano i tassi riaumentano le loro quotazioni, e in caso di riscatto, a quel punto, vendendoli sul mercato, riescono a farci di più e trovano la liquidità. Questa potrebbe essere un'ulteriore ipotesi. Quindi c'è chi pensa magari è meglio aspettare per questo motivo, c'è chi magari invece pensa più tempo passa, più questi risparmiatori si innervosiscono e più la situazione potrebbe spaventare. C'è anche da dire, appunto, come citavo lì, che comunque magari la radice della crisi nasceva dai tassi di interesse, ma magari potrebbero dire sì, ma lì aveva così meno cartucce, diciamo, aveva un margine di sicurezza minore Eurovita, secondo quanto scrivevano, di un indice già abbastanza basso prima dell'aumento dei tassi di interesse, quindi chiaro, in quel caso sono stati colpiti quasi subito. Magari altri, se hanno così un margine più alto, reggono meglio il colpo, ecco, come una corazza, magari di mezzo centimetro, di 3 centimetri, se sparano addosso, ecco. Però, diciamo, non è che, ecco, ci sarebbero stati scandali o problemi con l'assicurazione in sé, semplicemente forse avevano meno, ecco, corazza, quindi magari anche quello, e magari rimarrà solo un problema, si spera, anzi, di Eurovita. Vedremo anche come evolverà, però sono aggiornamenti importanti sia per chi, ripeto, purtroppo si trova bloccati i riscatti, sia anche per gli altri che magari così tengono sotto controllo questa situazione, e soprattutto capire come viene gestita questa situazione, per capire eventualmente cosa potrebbe accadere anche altrove, se accadrà. Fatemi sapere cosa ne pensate, io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.